Stagioni del Mare, edizione primaverile, presentazione conferenza stampa qui a Villa Santa Maria. Perché questa scelta? Per creare un legame sinergico con quello che comunque è uno degli istituti di formazione più importanti, non solo di questa regione, ma direi del centro Italia, e per i segnali che vogliamo dare, cioè il momento in cui vogliamo sottolineare che il mare ha le sue stagionalità, questo messaggio deve arrivare decisamente al mondo della scuola e dell'istruzione, perché poi gli ambasciatori veri saranno i ragazzi che escono da questo istituto. Per cui è giusto essere qua oggi a completare questo percorso che è iniziato un anno fa, questa è la quarta stagione ed è una partnership che ci auguriamo di inaugurare oggi, ma di chiaramente sfruttare al meglio nel futuro. L'ultimo rapporto Ismea segnala che per quanto riguarda il mondo della pesca, nell'ultimo anno, cioè 2018, su 2017 c'è stato in Italia un calo del consumo del pesce di circa il 2%. Ma i dati articolati o disaggregati segnalano che sta crescendo decisamente il consumo di pesce, o decongelato o congelato, o comunque pesce che arriva fuori dai confini nazionali. Io ricordo sempre che l'80% di quello che consumiamo è pesce che arriva fuori dai mari italiani. Ed è un dato da segnalare, proprio per questo noi abbiamo voluto mettere su questa rassegna che si chiama Le stagioni del mare, perché invece vogliamo sostenere che c'è una stagionalità anche in mare, così come c'è in agricoltura, e che tutti quanti insieme, tutti noi dobbiamo imparare a mangiare pesce consapevolmente. Preside, ci racconti questa partnership tra il Flag Costa dei Trabocchi e l'Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria, fiore all'occhiello in tutto l'Abruzzo. E proprio perché fiore all'occhiello di tutto l'Abruzzo, non potevamo non dare questa nostra collaborazione alla Flag dei Trabocchi per questo evento grandioso delle stagioni del mare. Noi siamo sempre pronti in prima linea per tutte le iniziative che riguardano il territorio. Ci teniamo a diffondere la nostra cultura enogastronomica, culinaria in tutto e per tutto, e quindi pronti. Ecco, infatti per l'occasione il menù è proprio a tema. Sì, un menù d'eccezione che vede protagonista il pesce di stagione, perché vogliamo proprio far esaltare ancora di più la stagionalità e rispettare la stagionalità. Questo è il primo obiettivo, ovvero bisogna mangiare ciò che la natura ci propone.